Ciao a tutti, sono Vincenza Di Falco dell'M2G di Agrigento. Vi presento oggi il mio libro, Vita da teatro. Il romanzo ha come protagonista Gaia, non è assolutamente autobiografico, tratta la storia di questa ragazza che si trova a fare delle riflessioni sull'amicizia, sull'amore, sulla morte, sul viaggio, sulla musica e infine sul teatro. È da qui che ho scelto il titolo Vita da teatro perché sarà proprio con il teatro che lei riuscirà a ritrovare se stessa e il senso della sua vita. Il libro l'ho scritto in 2 anni, però non in maniera costante. Ciò che mi ha ispirato a scrivere è stata non soltanto la passione che nutro nei confronti della scrittura, perché per me comunque è uno sfogo, una liberazione. Ho scritto nei momenti in cui magari ero arrabbiata, nei momenti in cui ero felice, nei momenti in cui ero innamorata ed è venuta fuori una bella storia. Questo è il primo libro che scrivo ed è indirizzato non soltanto a lettori adolescenti, ma a diverse fasce di età, infatti lo consiglio anche come regalo di Natale. Vi voglio dire che quando la paura vi ferma, quando i gesti più semplici svaniscono, quando gli sguardi uccidono, quando le persone cambiano, quando la distanza ti allontana da una persona cara, quando non trovi più senso in nulla, quando cerchi risposte, è allora che hai bisogno di questo libro. Credimi. Voglio ringraziare Radio M2G per avermi dato l'opportunità di presentare il mio libro e ovviamente vi ho dato l'esclusiva perché non l'avevo ancora presentato. Grazie a tutti.